Per restare al tema bisognerebbe rispondere col Bartleby di Melville, preferirei di no, ma io invece preferisco di sì e provo a dire alcune cose su quel dispositivo logico che tutti noi adoperiamo molte volte al giorno, quasi senza accorgerne, che è la paroletta non. Viene chiamata connettivo logico, connettivo sintattico, ma di fatto è qualcosa di quanto mai familiare, mediante la quale, mediante questa paroletta umile e dimessa, abbiamo il potere di parlare di ciò che non accade, di proprietà che non appartengono a un certo evento o a una persona, a uno stato di cose. In particolare vorrei mostrare come la negazione, vale a dire qualcosa che sta nel cuore del nostro pensiero e del nostro linguaggio, qualcosa che attiene alla logica, ha una straordinaria rilevanza sul piano antropologico. Indagare la negazione fa tutt'uno, è la medesima cosa che spiegare alcuni tratti caratteristici della specie Homo sapiens. Per esempio, la capacità di distaccarsi dagli avvenimenti circostanti e dalle pulsioni psichiche. La capacità di determinare inibizioni o disinibizioni che non sono di per sé previste dalle nostre strategie di adattamento. L'ambivalenza degli affetti spiega molti fatti, molti aspetti che riguardano la forma di vita propriamente umana. Allora, questa rilevanza antropologica di uno strumento logico come il non incide particolarmente sulla dimensione affettiva, negazione e affetti. Io vorrei trattenermi soprattutto su questo versante della faccenda, ce ne sono anche altri naturalmente, ma bisogna autolimitarsi. Negazione e affetti. E per dire subito qual è la posta in palio, augurandomi che molti di voi siano stati presenti alla lezione di Vittorio Gallese, vorrei dire subito, in maniera concisa, qual è il mio problema, o comunque qual è il mio tema, per poi affrontarlo più distesamente, in modo più articolato. Esiste, ci dicono gli scopritori dei neuroni specchio, Gallese e il suo gruppo di ricerca, parliamo di neuroscienziati, esiste una socialità di base prelinguistica, che ha le sue radici in una zona del cervello umano. Quando io vedo qualcuno di voi che piange, che duole, i miei neuroni cominciano a innervarsi come se fossi io a provare dolore, io a piangere. Vi è una sintonia, una empatia che fa sì che le emozioni e le azioni di un altro vivente umano siano per il suo prossimo pubbliche, siano immediatamente comprensibili. Tutto ciò viene prima della grammatica, prima della sintassi, prima del lessico. È un meccanismo innato, automatico, il riflesso.
Gallese usa un'espressione assai bella, filosoficamente assai bella, la filosofia va spesso cercata fuori dai dipartimenti di filosofia, come sapete, e parlando di uno spazio noi-centrico. Che vuol dire? Per prima cosa viene il noi, prima ancora di soggetti autocoscienti con nome e cognome, viene prima il noi, questa sintonia, questa intersoggettività, prima ancora che si definiscano degli io con una loro individualità, singolarità riconoscibile, spazio noicentrico. Intersoggettività che precede la formazione di veri e propri soggetti, quindi non una, la relazione viene prima dei poli correlati. Ho fatto un riassunto sommario della portata filosofica di questa scoperta scientifica, i neuroni specchio. Ora la domanda è: il linguaggio verbale, il linguaggio tipicamente umano, che è una cosa diversa dai segnali di fumo e dalle tracce nel bosco, il segnale fatto di semantica, di significati. Se io dico il mare sulla costa romagnola è agitato, tutti voi mi capite, anche senza sapere se è vero o no. Bene, il linguaggio propriamente umano come interviene sui neuroni mirror, su questa sintonia biologica, innata, automatica? Come interviene il nostro fraseggiare sullo spazio noicentrico? Qui ci sono sostanzialmente due alternative. I filosofi cuor contenti, sapete il cuor contento delle favole infantili, quello che è pieno di euforia, cosa dirà? Il filosofo cuor contento dirà: il linguaggio prosegue l'opera di neuroni mirror, la potenzia, la orna di mille raffinatezze. L'empatia di base ora si arricchisce, si amplia, si estende. Ecco, rispetto a questa ipotesi io ho più di un serio dubbio, anzi penso il contrario. Penso che il nostro linguaggio infragilisce quell'empatia originaria, la rende insicura, talvolta la sospende, la mette fra parentesi, la dissesta. Vi è un potere distruttivo del nostro pensare con parole, del nostro pensare mediante grammatica e sintassi nei confronti dell'opera dei neuroni specchio. La prova di tutto questo è dall'antropofagia ad Auschwitz. Vi sono prove eclatanti in cui un vivente umano può non riconoscere il suo simile, anche se ne intuisce le emozioni, ne comprende le azioni, appunto come azioni ed emozioni di un altro essere umano. Quando il tenente nazista dice questo non è un uomo, a proposito di un vecchio ebreo che piange umiliato perché roso dalla fame, questo ufficiale nazista non è privo di neuroni specchio. I neuroni specchio innervano in lui azioni e emozioni simili a quelle dell'ebreo che sta sotto il suo sguardo, ovviamente. Ma allora, com'è possibile la mancanza, il fallimento del reciproco riconoscimento che contraddice quella empatia, quella comprensione di base che ha una sua localizzazione nell'area di Broca del nostro cervello? Com'è possibile questo ledere, questo sabotare l'empatia di base da parte del linguaggio? Ovviamente ciò è dovuto alla principale caratteristica del linguaggio umano, quella di poter negare qualsiasi fatto, qualsiasi emozione, qualsiasi evidenza,
anche l'evidenza percettiva in base alla quale diremmo che un immigrato è effettivamente un uomo. L'enunciato questo non è un uomo è grammaticalmente corretto e alla portata di ogni bocca. Il potere di negare forse sospende talvolta l'empatia biologica, neurofisiologica garantita dai neuroni specchio. Quindi vi è un rapporto di divaricazione, non di armonia e di proseguimento lineare. Naturalmente si può anche sostenere che il linguaggio verbale in parte pone rimedio ai danni che esso stesso ha arrecato. Esso rende possibile il non riconoscimento, ricordate anche da scuola le pagine hegeliane, il reciproco riconoscimento tra le autocoscienze. Bene, questo reciproco riconoscimento fallisce. Anzi, si potrebbero già leggere le pagine di Hegel come un catalogo di scacchi e di colpi a vuoto di questo tentativo di riconoscersi fra due animali umani, ma questo non importa. Il punto è, il linguaggio verbale umano rende friabile e incerto il reciproco riconoscimento fra appartenenti alla stessa specie, pone anche rimedio al danno così arrecato. In un certo senso dovremmo pensare alla nostra sfera pubblica, ben esemplificata dalle piazze italiane e da questa di Modena. Vedete, la sfera pubblica, che è la nicchia ecologica del nostro agire e parlare, dovremmo pensare alla sfera pubblica come la negazione di quella negazione consistente nel dire non uomo. Per dirla in una formuletta un po' stitica, non uomo, respingere l'eventualità del non riconoscimento, del disconoscimento. Si tratta di sabotare quel sabotaggio che il linguaggio stesso ha introdotto nella empatia o sintonia fra viventi umani. Quindi la sfera pubblica tipicamente umana, esemplificata qui o perfino qui, non ha una sorta di parentela stretta con lo spazio noicentrico di cui parla Gallese. Spazio noicentrico, sfera pubblica, cos'è accaduto in mezzo? Lo spazio noicentrico è radicalmente prelinguistico. La sfera pubblica invece porta su di sé tutte le traversie di un pensare, di un provare affetti e di un agire segnato dalla grammatica. Come a dire, la sfera pubblica è ciò che avviene dopo l'esperienza della negazione. Lo spazio noicentrico di Gallese si colloca risolutamente al di qua dell'esperienza consistente nel dire come non stanno le cose dell'esperienza della negazione. La sfera pubblica è una cicatrice. Lacerazione dell'empatia biologica e sutura di questa lacerazione. E questo grosso modo il problema che io mi pongo. Il che significa sul piano politico, qui vicino mi pare che si chiama la tecnostruttura, si parlava del libro di un nazista che è stato un grande pensatore. Questo nazista è Carl Schmitt, quello delle categorie del politico, eccetera. Ora Schmitt dice, voi siete contro lo Stato, intendendo per Stato il sovrano, il monopolio della decisione politica. Ebbene, chi è contro lo Stato deve presupporre la naturale mitezza del vivente umano. Voi credete che l'uomo sia buono per natura? Voi, nemici dell'autorità, voi, nemici del talvolta Führer, no? Quindi attribuisce a coloro che criticano lo Stato, il modo di produzione capitalistico, mettiamo, capita ancora, no? Attribuisce una sorta di ingenuità antropologica. Oh, che animale mite è l'uomo, perché costruire apparati di comando?
Perché costruire una struttura, un reticolo di relazioni autoritarie? È già buono di per sé. Ecco, a Schmitt d'ora in poi, e a quelli come lui, anche ai nipotini su scala modesta che infestano talvolta la conversazione etico-politica contemporanea, bisognerebbe rispondere. La tua è un'equazione maliziosa, la respingiamo? Noi sappiamo perfettamente quanto pericoloso, a causa del linguaggio e in particolare di quell'arnese centrale del linguaggio che è la negazione, quanto pericoloso è il vivente umano, quanto può oscillare fra fraternità e sopraffazione, tra solidarietà imprevista e tortura. Noi sappiamo la pericolosità del vivente umano e a partire da questa pericolosità riconosciuta intendiamo criticare gli apparati di dominio quali lo Stato o l'impresa capitalistica. Non attribuiteci una sorta di ingenuità. I cuor contenti, se ce ne sono, stanno altrove. Pericoloso è il vivente umano, la sua pericolosità, nel senso specifico che dicevo, esposto anche a distaccarsi dall'empatia neurofisiologica, è la base per ogni politica ambiziosa e radicale. Io però vorrei, fatta questa premessa, provare a spiegarmi meglio, almeno un poco, cercando di capire che cos'è e come funziona la negazione. E poi, perché ha la capacità di riorganizzare affetti, emozioni, desideri che di per sé sono indipendenti dal linguaggio? Perché la fame o la paura, che certo non hanno origine nel linguaggio, diventano qualcosa di diverso nel modo di manifestarsi, nel modo in cui li viviamo, laddove esiste e funziona il segno non? Perché possiamo differire, per esempio, l'esaudimento della fame? Perché possiamo contenere o moltiplicare la paura grazie al non, grazie alla negazione? Perché vi è questa riorganizzazione della sfera affettiva e quindi anche della sfera etico-politica a partire da un operatore logico? Vediamo di capirci in poche parole, e sapendo che si tratta davvero di pochi cenni, spero però di centrare qualche aspetto essenziale su che cos'è la negazione. Voi, come me, avete una quantità di immagini mentali, di rappresentazioni psicologiche. Per esempio, potete rappresentarvi due vostri amici, Ugo e Giovanna, che questa mattina dovevano giocare a tennis fra loro. Poi vi è stato detto, avete saputo, vi siete ricordati che quel giorno non avrebbero giocato a tennis. Ora, caratteristica delle immagini mentali è quella di non poter essere negate. Voi non potete costruire un'immagine su Ugo e Giovanna che non giocano a tennis. Tutto quello che potete fare è costruire nuove immagini su quello che stanno facendo i due amici invece di giocare a tennis. Passeggiano a Via Emilia a Modena, si disperano per la depressione. Altre immagini alternative e rivali. Non vi è la rappresentazione di qualcosa che non accade sul piano psicologico. Vi sono solo nuove rappresentazioni che sostituiscono la prima immagine, la prima rappresentazione. Qui vi è un confine fra vita psicologica e vita linguistica assolutamente netta. Il linguaggio, invece, può sempre parlare di ciò che non è accaduto. Ugo e Giovanna non hanno giocato a tennis. Quindi non ha bisogno di evocare nuovi contenuti semantici, nuovi avvenimenti che soppiantino il mancato gioco del tennis. Si può smentire
l'evento giocare a tennis continuando a parlare di esso. Questo è un punto, per così dire, innocuo e semmai anche un poco noioso, ma che ha conseguenze antropologiche straordinarie, comprese quelle dell'ufficiale nazista che dice questo non è un uomo a proposito dell'ebreo. Perché qual è il punto? La negazione, e questo è il suo potere tellurico, continua a parlare dello stesso evento o dello stesso stato d'animo di cui parlava l'affermazione corrispondente. Ugo e Giovanna giocano a tennis. Ugo e Giovanna non giocano a tennis. Si sta sempre parlando della relazione fra queste due persone e il gioco del tennis. Non è che si è cambiato argomento. Lo stesso vale per Giovanni è un traditore e Giovanni non è un traditore. Anche qui unico è il contenuto, si dice contenuto semantico all'università, ma insomma, unico è l'argomento, rapporto fra Giovanni e l'essere traditori, solo che in un caso lo si asserisce, nell'altro caso lo si smentisce. Sul piano emotivo, o sul piano psicologico, sul piano delle immagini mentali, invece si ha una sostituzione, come a dire, una nuova affermazione. Anziché dire A non è B, si dice A è C invece di B. Si dice che cos'altro è. Che cosa comporta il fatto che si continua a parlare della stessa cosa quando si dice è accaduto P o non è accaduto P, cosa c'è in comune? P. Cos'è che rivela la identità di contenuto, di argomento fra affermazione e negazione? Che il nostro linguaggio non ha un alto grado di distacco e di indipendenza dalla realtà, o se volete, da fattori ambientali. È indipendente dall'ambiente ed è per altri versi indipendente da pulsioni psichiche. Il senso di un nostro enunciato è perfettamente completo e comprensibile anche senza sapere se esso corrisponde o no a un fatto reale. Questo distacco del linguaggio dalla realtà, dagli stati di cose dell'ambiente, dalle pulsioni psicologiche, capite che crea una forma di vita peculiare, una forma di vita particolare che non aderisce all'ambiente, che non è tutt'uno con le pulsioni psichiche, ma ne prende distanza. Questo prendere distanza attraverso dei significati che sono già completi in se stessi, senza che si sappia se hanno o non hanno una denotazione. Per denotazione si intende il corrispondente nella realtà. Ecco, in un certo senso, questo distacco del nostro linguaggio dall'ambiente e dalle pulsioni psicologiche è attestato dalla negazione. La negazione è ciò che rivela, che mostra l'indipendenza delle nostre parole dai dati di fatto. Qual è l'origine della negazione? E quelli che studiano i bambini, che quindi studiano un po' l'essenziale della vita umana, dicono che il bambino fino a 7-8 anni è inabile a comporre enunciati negativi. Cioè, ovviamente dice un no di rifiuto, un no di resistenza, un no di indignazione, ma non è in grado di comporre un enunciato tipo questo non è un fiore. Perché? È molto più facile per lui dire affermativamente che cos'è questo invece che un fiore. Quindi dirà, qui a proposito dell'illustrazione di un libro, questa è una tigre, questo è un albero, ma non dice questo non è un fiore. È un passaggio evolutivo molto tardo e molto complesso. Continuare a parlare del fiore ma dire che questo non è un fiore.
si è più inclini a dire in positivo, affermativamente, che cos'è invece che un fiore. Ora, la cosa curiosa è che questa difficoltà del bambino ha la sua eco filosofica in uno dei testi più importanti della filosofia occidentale, in cui Platone si chiede: ma la negazione, com'è possibile? Com'è possibile parlare di ciò che non è? Che è il sofista. Il sofista e il bambino piccolo affrontano la stessa difficoltà, lo stesso problema che in fondo è qui anche il mio. Com'è possibile la negazione? Ovviamente nel sofista, che andrebbe però letto anche come un eco del problema infantile, e viceversa, nel problema infantile, che andrebbe letto come una guida alla lettura del sofista, il bambino illustra Platone e Platone spiega alcune questioni che riguardano il bambino. Questa questione è dovuta al fatto, questa difficoltà del bambino e questa interrogazione di Platone nel sofista, che non vi è nulla di ovvio nel prendere le distanze dai fatti. Non vi è nulla di ovvio nel parlare di ciò che non c'è. Allora, qual è l'origine della negazione? La negazione non deriva da delusioni, frustrazioni, dolori. Non è l'eco ben educata di passioni sguaiate come l'odio e il rancore, che per presentarsi in società diventano un non, come si dice, understatement, no, quella roba là. Nulla di tutto questo. È un errore credere che vi sia un'origine affettiva o percettiva della negazione. Ad esempio, dato che ci vedo male, là mi sembrava che la fine del Gran Palazzo lì fosse verde. Poi mi avvicino, non è verde, delusione percettiva, ecco che nasce la negazione. Ah, non era verde, ma del colore mattone che ha. Né delusioni percettive, né sentimenti carichi di pathos rancoroso, di odio, stanno alla base della negazione. La negazione, attenzione al verbo che adopero, almeno fatemi la cortesia di stare attenti un momento, retroagisce sulle emozioni e le percezioni, retroagisce in profondità, ma non ha origine da esse. È molto facile scambiare questa retroazione per un'origine, ma è sbagliato. Allora, da che cosa ha origine la negazione? La negazione ha origine da come è fatto il nostro linguaggio nel suo insieme. È solo una parte del nostro linguaggio la negazione, ma è anche lo specchio del modo di essere del linguaggio nel suo insieme. E qual è questo modo di essere? Lo riassumo in una frase sola. Il senso, per senso intendete il significato, non è la denotazione, frattura fra i significati verbali e gli stati di cose del mondo. Quella frattura, quello scarto fra il significato e la realtà così com'è, è registrata da un segno speciale, il non, che se volete troviamo già in questa descrizione del nostro linguaggio. Il senso non è la denotazione. Il che significa? Il senso è indipendente dal presente. E gli stati di cose determinano il nostro presente. Il senso vale anche godendo di una sua inattualità. Il senso non è alcunché di presente, è slegato dal presente, non è la denotazione, non è vincolato all'attualità. Ecco, il non è quella parte del linguaggio che esprime questa natura generale del linguaggio nel suo insieme. Quindi è un segno riflessivo, riflessivo proprio nel senso dello specchio, sapete? È un segno che rispecchia in un punto come funzionano le nostre parole nel loro complesso. Nella delusione, nell'omicidio, nella fuga, nel vomito, sono i predecessori della negazione. Predecessori della negazione è invece il modo comune di funzionare dei nostri enunciati, che trova una concrezione, come posso dire, una concentrazione nell'operazione logico-linguistica che chiamiamo della negazione. Ora,
retroagisce però sugli affetti, non ha origine dagli affetti, ma costituisce un momento di concentrazione monopolistica, voilà, di concentrazione monopolistica di caratteri pervasivi del nostro parlare, ma interviene sugli affetti. E interviene, attenzione, in due maniere, non solo quella un po' colorita in Technicolor che menzionavo all'inizio, l'ufficiale nazista e il vecchio ebreo roso dalla fame. Interviene anche, attenzione, anche frenando la nostra carica distruttiva prelinguistica. Che la negazione sia qualcosa di diverso dall'odio si vede a occhio nudo, senza grandi riflessioni di filosofia del linguaggio, quando la negazione si oppone all'odio. Capite? L'importante è quando il non regola i conti con ciò che sembra più simile a esso, le passioni tristi, la distruttività istintuale, la voglia, parliamo dialetto freudiano, tanto che importa, possiamo utilizzare con disinvoltura l'uno o l'altro dialetto, quando si oppone a espellere ciò che va contro la nostra ricerca del piacere, il nostro principio del piacere. E Freud, due esempi di come la negazione serve a tenere a bada forme di distruttività prelinguistica. Uno è tratto dallo scritto di Freud che si intitola per l'appunto La negazione, e l'altro è tratto da un libro ammirevole di Nicole Leroux, il titolo è La città divisa, è uscito alla fine degli anni 90, in cui si discute di un curioso giuramento che fu fatto ad Atene nel 403 avanti Cristo, dopo che finì la sanguinosa oppressiva tirannia degli oligarchi. Allora, questi due esempi solo per capire come opera sulle passioni che sembrano più simili alla negazione, ma opera per metterle al bando, per inibirle. Freud dice, in questo riprendendo senza saperlo un'osservazione di Aristotele, che l'affermazione, l'enunciato affermativo, è la prosecuzione, anzi lui usa il termine tedesco sostituto, è la sostituzione diretta, l'alter ego, è l'alter ego di sentimenti amorosi, in cui si vuole introiettare in sé qualcosa di prezioso, gradevole, via dicendo. La negazione, dice Aristotele, diceva, quello che nel linguaggio è affermazione e negazione, per il desiderio è ricerca e fuga. Freud dice, la negazione, invece, non è il sostituto, attenzione, di passioni aggressive, così come l'affermazione è il sostituto immediato, l'alter ego, il sosia, di passioni amorose, ma è una conseguenza. Perché usa un altro termine? Non dice il sostituto, il trasferimento sul piano linguistico. Che significa conseguenza? Beh, conseguenza significa reazione polemica, esattamente come costruire una muraglia contro le maree è una conseguenza delle maree, ma capite? È una conseguenza che tiene a freno qualcosa. Com'è che io tengo a freno una passione distruttiva? Per Freud è l'espulsione di ciò che ci addolora o ci opprime. Com'è che tengo a freno? In due modi. Uno, lo tengo a freno perché mentre l'espulsione fisica allontana da me ed esclude l'oggetto del dispiacere, quando io dico non sopporto il comportamento di Aldo, non mi allontano del tutto dal comportamento di Aldo, ma continuo a nominare il comportamento di Aldo,
continuo ad averlo presente. Non vi è nulla di quella esclusione, abrogazione, raschiamento tipico degli annichilimenti prelinguistici. La negazione non può che includere ciò che rifiuta. Era questo il punto importante, ricordate, quando segnalavo la corrispondenza tra il contenuto dell'affermazione e il contenuto della negazione. Quindi in questo modo il comportamento di Giovanni continua a essermi presente, continua a farci conti quando dico non lo sopporto. Non vi è nulla a che vedere nell'enunciato negativo con un gesto di allontanamento definitivo. Non solo, ma posso anche dire non farò nulla contro Aldo, contro Giovanni, cioè non espellerò, non sputerò. In questo modo il non costituisce una inibizione rispetto a quella spinta istintuale a distruggere. Vi è una guerra civile fra la distruttività istintuale e la distruttività semantica. E la distruttività semantica innanzitutto tiene a bada e contiene la distruttività istintuale. Peraltro è interessante il fatto che Freud, poi la pianto lì con Freud che non è proprio una delle mie manie, ha detto sempre in quelle poche pagine preziose del saggetto, dello scritto, la negazione, che ciò che abbiamo rimosso, cioè allontanato del tutto da noi, com'è che riesce fuori? Attraverso un enunciato negativo. In poche parole, un paziente di Freud disse: «Dottore, la donna del sogno che l'ho appena raccontato non è mia madre». E Freud dice: «Beh, allora è sua madre». Perché? Perché dicendo «non è mia madre» propone, sia pure disconoscendolo, quel contenuto semantico che era stato rimosso. Quindi in un certo senso la negazione serve a rimuovere la rimozione. Passiamo a loro. Dopo che i 30, i tiranni, gli oligarchi, sono stati cacciati, i democratici tornano in città. E naturalmente è molto forte la spinta istintuale alla rappresaglia, a uccidere e punire chi ha ucciso e punito. Allora è singolare, dice questa autrice francese che indaga la storia antica con strumenti semiotici e antropologici, è singolare il giuramento che i democratici imposero a tutti i cittadini. Sapete qual è il giuramento? Giuro di non ricordare le sventure patite. Le sventure patite a causa, a opera dei tiranni, a causa e a opera degli oligarchi. Questo giuramento serviva a tenere a freno guinzaglio di parole di parole imperniate sul non. Giuro di non ricordare il non come guinzaglio a una negatività istintuale che avrebbe portato alla vendetta sistematica. Ora, voi capite che quando si giura di non ricordare vuol dire che si è lontanissimi da un oblio fisiologico. Anzi, l'atto del ricordare, nonché il desiderio di vendicarsi, è evidente e addirittura in un certo senso dichiarato da questo giuramento. Giuro di non ricordare, ma quell'atto di ricordare preme, impelle. Le sventure, quindi le sventure non solo non vengono messe da parte, ma sono ricordate a tutta la città. Vedete qual è il meccanismo della negazione e solo della negazione? Esibire ciò che viene messo da parte, mostrare a chiare lettere ciò che per il momento si tiene a freno. Giuro di non ricordare. E naturalmente in questo modo vi è un atto linguistico di straordinaria importanza politica, un giuramento negativo, un giuramento imperniato sulla negazione, che si contrappone a che cosa? A una, chiamiamola genericamente, distruttività-negatività istintuale. Di nuovo guerra civile tra negazione logico-linguistica e distruttività, propensione all'annichilimento istintuale e psicologico. Frenare la distruzione. Questo è un modo in cui
La negazione, che non ha origine dagli affetti, ma retroagisce sugli affetti, opera. Solo che proprio perché la negazione ha mostrato quanto lontana essa sia dalle passioni tristi, dagli impulsi di annichilimento, dalla distruzione fisica, quindi si è separata da ciò che poteva sembrare a essa simile, acquista una straordinaria libertà e non vi è più esperienza, avvenimento, tonalità emotiva a cui non possa applicarsi. Se si è applicata all'inimicizia per tenerla a bada, potrà, e l'inimicizia sembrava essere imparentata con essa, essere sua cugina, sua sodale, potrà applicarsi liberamente anche alla amicizia, alla solidarietà, alla convivenza, alle relazioni sociali in genere. Acquista, proprio perché ha mostrato la sua radicale differenza, il suo scarto incolmabile dalla distruttività preverbale, acquista la stessa libertà che sul piano evolutivo si è avuto nel comportamento sessuale, laddove il comportamento sessuale, l'accoppiamento sessuale, non è più confinato nella stagione dell'estro, cioè in una stagione particolare, come avviene, che so, per i gatti e per molti altri animali, quando è diventato sempre latente e quindi imprevedibile, o se volete imprevedibile perché sempre latente. Qualcosa del genere avviene allorché la negazione conosce, assapora la libertà di intervenire anche sui sodali, sui vicini, su quelli, sulle relazioni con cui siamo, da cui siamo avvinti. E' qui che arriva il problema di Gallese, di cui parlavo all'inizio. Può intervenire la negazione anche sulla, Gallese la chiama così, simulazione incarnata, dove io simulo le emozioni, le azioni, le intenzioni, i propositi dei miei simuli in me stesso. Interviene sulla simulazione incarnata, cioè sull'empatia, su quel capirsi di base che caratterizza le scimmie antropomorfe e anche gli esseri umani. Può intervenire distruttivamente. È ovvio che i neuroni mirror si attivano, non hanno bisogno di avere il permesso della sintassi per attivarsi, si attivano comunque, ma la negazione ne rende ambigui gli effetti e soprattutto, per così dire, ne smussa le conseguenze. I neuroni mirror, l'empatia, la comprensione del nostro prossimo, non può essere sostituita da qualcos'altro. Cioè, non vi è nulla nel nostro cervello che invece fomenta, alimenta l'incomprensione e l'ostilità. Non vi è un contrario, come vi è il contrario del dolce, che notoriamente è l'amaro, o il contrario del buono, che è il cattivo. Non vi è un contrario. I neuroni mirror sono un dispositivo rispetto al quale non vi sono delle forze cerebrali che destinate ad annullarne l'opera, ad annullarne gli effetti. I neuroni mirror possono però sempre essere, questa che sto per dire per me è la definizione ultima, finite tutte le chiacchiere di che cos'è la negazione, sospendere senza sostituire. Sospendere senza sostituire, mentre tutte le altre forme di cognizione umane, rappresentazioni psicologiche, percezioni, sostituiscono una cosa all'altra.
invece questa sospensione senza sostituzione. A questo proposito, Kant, ma prendiamolo da questo punto di vista come un interlocutore come gli altri, privo di ogni aulicità, fa uno scrittarello che dice: ma che roba sono le quantità negative? Prima di diventare Kant, quando era più giovane, diciamo, e audace, se volete, e dice: come si fa a considerare negativo il vento che dall'ovest blocca il vento dell'est? Sono due cose positive, così come sono due cose positive il merito e il demerito. E lui dice: queste sono opposizioni fra entità tutte e due positive. Ecco, definizione: la negazione è quella cosa che non c'entra niente con l'opposizione fra due forze, entrambe dotate di una loro identità, entrambe di natura positiva, che si elidono a vicenda. Così i neuroni mirror non hanno nessuna forza che si opponga realmente loro. Non vi è un contrario dei neuroni mirror. Può essere sospeso ma non sostituito, ma sospeso il loro effetto, la loro opera, può esserla sempre. Per cui è possibile dire: questo non è un uomo, a proposito di un vivente di cui riconosco immediatamente, neurofisiologicamente, emozioni e stati d'animo. Naturalmente, quando il nazista dice questo non è un uomo, non dice che questo è un gatto, o che è un sorcio, o che è una mattonella. Continua in realtà a mantenere la relazione fra questo, il vecchio ebreo, e l'umanità, e la sospende. Non afferma qualcos'altro, non afferma che quel vecchio ebreo ha un'altra natura. E qui, ma proprio in questo sta il suo potere di poter dire, il suo potere di dire, questo non è un uomo. Teniamo presente queste due linee parallele: la negazione che frena la distruzione istintuale, loro giuro che non ricorderò le sventure patite a causa dei tiranni, e viceversa la negazione che distrugge l'empatia. Frenare la distruzione, distruggere l'empatia e la solidarietà. Cos'è che accade in ambedue i casi? Consideriamo il primo. Giuro che non ricorderò le sventure. Tengo a freno la brama di rappresaglia. Peraltro difficilmente contestabile o incomprensibile la brama di rappresaglia, ma la tengo a freno mediante il potere della negazione. Tuttavia non è detto che in un secondo momento questo non ricorderò venga meno. E com'è che viene meno? Viene meno da un punto di vista linguistico laddove dicessi, anche se non dico proprio queste parole un po' cortorte, non è che non ricorderò. Cos'è che ho qui? Due negazioni. La seconda negazione abolisce la prima. Vogliamo metterla in termini mitologici più coloriti. Ricordate le erinni che le dee del male, della discordia, che sono trasformate in Eumenidi. Il problema è Oreste e l'Orestea, no? Sono trasformate in benevole, così come la voglia di rappresaglia degli ateniesi è mitigata, diventa Eumenide tramite il giuramento studiato da loro. Ma nella storia delle Rinni tutti noi tendiamo a scordarci che viene detto con chiarezza da Eschilo, viene detto con chiarezza: in ogni momento le Eumenidi potranno tornare a diventare Rinni, cioè in ogni momento possono riacquistare il loro volto sinistro, il loro volto maligno, la loro capacità di fomentare male e strage. È chiaro che le Rinni di ritorno, chiamiamole così, le ex Eumenidi, sono una cosa diversa dalle Rinni originarie. Le Rinni originarie, diciamo, erano qualcosa di selvaggio e istintuale. Diventate Eumenidi, sono civilizzate dal linguaggio. Quando dovessero tornare a presentarsi col volto sinistro e terribile di Erinni, sarebbero comunque una variazione, un'evoluzione ormai dovuta al linguaggio,
alle sue strutture. È così. Ora pensiamo all'aspetto distruttivo della negazione. Questo non è un uomo. Laddove, com'è che può essere tenuto a bada questa carica atroce della negazione? Può essere tenuto a bada anch'essa da una negazione che si applica alla prima negazione. Non uomo, e secondo me questa è più o meno la definizione della sfera pubblica e di quello che chiamiamo il discorso persuasivo. Quando il discorso persuasivo, studiato dalla retorica, introietta in sé la possibilità di dire non uomo e la tiene a bada. Allora, è possibile, negando la negazione, non uomo, questo non è un uomo, non è che questo non è un uomo, è possibile rilanciare la cooperazione, far esistere la sfera pubblica. Vedete, in ogni caso la partita si gioca fra non P e non P, fra la negazione e la negazione della negazione. Dato che c'è stato il post-strutturalismo francese che se l'è presa con Hegel e con la dialettica, chiedo scusa ovviamente perché la negazione della negazione ha un sapore dialettico e immagino che risulterà come il gesso stridente sulla lavagna a certe orecchie, ma era, diciamo così, per capirsi, non voglio assolutamente, diciamo, aprire una polemica con il post-strutturalismo francese. Quando avrò qualche pomeriggio libero lo farò senz'altro, ma per il momento me ne vado bene a non farlo. Ecco, la cosa importante è che la negazione della negazione, la negazione della prima negazione, non è che non ricorderò le sventure, quindi le ricordo e quindi passo da uno stato di armistizio, di pacificazione a uno stato invece di rappresaglia aperta. Oppure non è che questo non è un uomo e quindi determino di nuovo quel reciproco riconoscimento che poteva fallire. Bene, questa negazione della negazione, tanto nel caso del frenare la distruttività, quanto nel caso di ledere l'empatia, è ormai un prodotto complesso. Non ha più nulla a che vedere con lo spazio noicentrico, non ha più nulla a che vedere, diciamo, si gioca sui patti, le insurrezioni, le promesse che avvengono nel corso della storia. Anzi, bisognerebbe chiedere, quella che noi chiamiamo storia, piccola o grande, di cui ogni tanto si dice che è finita, insomma quella roba lì, la storia, il mutamento dei rapporti di produzione, il fatto che alcune cose che oggi accettiamo come normali sembreranno degne del museo degli orrori domani, insomma tutto questo, questa dimensione storica, sarebbe possibile laddove non vi fosse un distacco dall'ambiente e dalle pulsioni psichiche, laddove non vi fosse un linguaggio che fa perno sul non, che non è vincolato dal presente. Io ritengo che anche i comportamenti e i processi storici abbiano origine in questa, per carità, non dialettica, in questo processo di negazione e di negazione della negazione. Il nuovo irrompe nei modi ogni volta diversi in cui possiamo mettere il non di fronte al micidiale, ma sempre possibile, sintagma non uomo. Grazie dell'attenzione.